6 dicembre 1921 nasce lo Stato libero d'Irlanda. Istituito con lo stesso status costituzionale del Canada e degli altri aderenti al Commonwealth britannico. Dopo quasi 500 anni di dominio della corona inglese, le due parti siglarono un trattato che poneva fine alle ostilità e sanciva che il territorio delle sei contee settentrionali a maggioranza protestante rimanesse parte integrante del Regno Unito. Ma un contingente militare si oppose, asserragliandosi sino all'autunno del 1922. Per 10 mesi, ancora una volta, la popolazione di Dublino subì pesantemente le conseguenze della guerra civile. Omicidi politici e ostilità rimasero una caratteristica della vita quotidiana nella capitale per più di una generazione, finché nel 1988, in occasione dei festeggiamenti per il millennio dalla fondazione, Dublino venne designata città europea della cultura. Alle soglie del XXI secolo, Regno Unito e Repubblica d'Irlanda firmarono l'accordo del Venerdì Santo, che inaugurò il processo di demilitarizzazione dell'Irlanda del Nord e creò un governo decentrato nel quale lealisti e repubblicani avrebbero potuto condividere i poteri costituzionali.